consigli degli esperti. Dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio. Scheda tecnica. Il digiuno intermittente è efficace? Questa è una delle domande che mi viene posta sempre da moltissime persone, soprattutto da atleti, perché da qualche anno, diciamo, si utilizza questa tecnica del digiuno intermittente. Chi digiuna la sera, chi digiuna a colazione, chi fa 16 ore di digiuno, 8 ore di alimentazione, chi digiuna 2 giorni e poi si rialimenta. Ecco, ci sono varie forme di digiuno, che ognuna di queste però deve essere valutata da un esperto prima appunto di essere adoperata. Perché? Perché diciamo che il digiuno sì che è una tecnica che aiuta tanto il corpo in numerose situazioni, ma è anche vero che se utilizzata in maniera non idonea per quel tipo di condizione, ecco che poi non si hanno i benefici sperati, anzi si possono avere delle situazioni che vanno a peggiorare ancora di più. Perché? Perché ad esempio se una persona deve perdere peso e fa il digiuno, molto spesso le persone pigre fanno il digiuno a colazione perché viene più facile rispetto a digiunare a pranzo e a cena. È una cosa molto sbagliata perché in realtà la colazione è il pasto più importante della giornata. Noi dovremmo mangiare entro le 9 del mattino perché la tiroide la dobbiamo attivare. La tiroide si attiva se noi cominciamo a mangiare entro le 9. L'alimentazione a colazione in questo caso deve essere composta da tutti i macronutrienti, carboidrati, proteine e grassi, in particolare proteine, perché sono quelle che aiutano a andare a fermare il catabolismo corporeo della notte, perché durante la notte il nostro corpo fa catabolismo, mangia i muscoli per produrre glucosio. E noi dobbiamo andare a tamponare questo, quindi abbiamo bisogno delle proteine e i grassi sono importantissimi soprattutto per il nostro sistema nervoso centrale. I carboidrati possono essere adoperati, certo, e in questo caso anche degli zuccheri a colazione, è importante che però ci siano delle proteine e dei grassi. Il digiuno può essere fatto invece serale, ecco, digiunare a cena già potrebbe servire perché soprattutto dopo cena solitamente non si fa niente, si va a letto, quindi ecco il corpo riposa, e se uno mangia degli alimenti ricchi di calorie, di certo questi non vengono bruciati e vengono conservati sotto forma di grasso, che è il momento della giornata in cui risponde di più all'accumulo di grasso e in particolare alla stimolazione insulinica. Quindi se una persona mangia degli zuccheri a colazione, diciamo la quantità di insulina liberata è minore rispetto alla stessa quantità di zuccheri mangiata a cena, perché il nostro organismo funziona anche con la luce del sole, cioè i nostri occhi sono il mezzo con cui il nostro organismo riesce a capire come far lavorare il proprio metabolismo. È la luce del sole che comanda su di noi, questa è una cosa importantissima, la luce è vita e la luce va a regolare tutto quello che è l'orologio biologico. Però in una persona che è fortemente in sovrappeso, alle volte digiunare anche a cena ogni sera potrebbe essere un fattore non tanto positivo, perché normalmente una persona obesa ha anche il metabolismo lento. Ecco, il metabolismo lento bisogna sbloccarlo, non si sblocca non mangiando, ma mangiando. Quindi normalmente io direi di cominciare con una dieta dove la persona mangia dei 3-5 pasti al giorno, poi certo quando il corpo già ha perso parecchio peso, abbiamo riattivato il metabolismo per dare quella sterzata in più, allora magari si possono fare dei digiuni che non siano però ogni giorno, perché sennò il corpo capisce che c'è un pericolo e comincia a rallentare il metabolismo. Dobbiamo ingannarlo, quindi magari digiunare 2 cene a settimana, giorni distanti tra loro, potrebbe essere una mossa vincente. Riguardando invece gli atleti, fare il digiuno, ripeto, potrebbe funzionare per alcuni versi, però importante è che questo digiuno non sia fatto mai a colazione, anzi arricchire i 2 pasti principali, colazione e pranzo, con grandissime quantità di calorie, di proteine, grassi e carboidrati, e poi vabbè potete anche digiunare a cena per migliorare la vostra composizione corporea, ma mai fare il digiuno a colazione. Consigli degli esperti. Dallo scientifico al tecnico, dall'arte alla cultura, dallo sport al benessere, dalla medicina all'economia, i nostri esperti al vostro servizio.